Si è spento il braciere, si è spento il braciere, si sono spente queste Olimpiadi di Tokyo 2020-2021, che sono state le più emozionanti che almeno io personalmente abbia vissuto, ma penso le più emozionanti che tanti hanno vissuto per la qualità delle medaglie, per come si è sviluppata questa Olimpiade, per le storie, per le emozioni che ci hanno regalato. Perché veramente il medagliere alla fine, la classifica del medagliere conta, ma fino a un certo punto conta soprattutto la pesantezza delle medaglie e l'emozione che abbiamo vissuto. Perché un italiano che vince sui 100 metri è un qualcosa che potevamo forse sognarci anche 6 mesi fa. Ci guardavamo negli occhi e dicevamo: ma hai detto bene, un italiano che vince nei 100 metri, ma è povero illuso, ma che cosa stai dicendo? Avrebbero detto in tanti. E invece si è concretizzato un sogno straordinario. Un uomo che fra 6 milioni e mezzo, 7 milioni di abitanti sul globo terracqueo è il più veloce del mondo, è il più veloce della Terra ed è italiano, ed è italiano. Una cosa inimmaginabile, perché poi appunto nei 100 metri la concorrenza è infinita, chiunque può correre, anche nei paesi del terzo mondo, anche nei paesi più fragili, scalzi, con le scarpe, si può correre in qualsiasi modo i 100 metri, però soltanto uno vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi. E l'ha vinto un italiano, l'ha vinta Marcel Jacobs, che poi si è ripetuto nella 4%, che ha legittimato il fatto che non c'è soltanto Marcel Jacobs nella nostra atletica, ma c'è un movimento, c'è un qualcosa di profondo, un gruppo profondo che ci ha portato a questo tipo di soddisfazione, con questi ragazzi straordinari che sono arrivati sul tetto del mondo, e sono i ragazzi più veloci del mondo. Poi la cosa bella anche della staffetta, perché ha racchiuso figure magari non di spicco come Desalu, come Lorenzo Patta, ma soprattutto ha visto la rivincita personale proprio di Filippo Tortu dopo le sofferenze che aveva avuto. Perché era arrivato alle Olimpiadi veramente menomato psicologicamente dopo quello che era successo negli ultimi tempi, dopo quello che era successo in questo 2021, superato, completamente tolto in ogni sua certezza, perché Marcel Jacobs l'aveva sverniciato. Sverniciato in tutto e per tutto, lui che aveva fatto il primato italiano 9,99 e che pensava veramente di essere il numero uno dell'atletica italiana, almeno per quanto riguarda la velocità, per anni e anni e anni, e invece si trova sorpassato da questo ragazzo di origini texane di Desenzano sul Garda, che arriva lì e che fa quello che ha fatto, ragazzi. E che cosa fa? Reagisce da campione Filippo Tortu, che forse abbiamo ritrovato un campione. Abbiamo ritrovato un campione e di grandissimi velocisti non ne avremo uno, ma magari ne avremo due. Ne avremo due nei prossimi anni. Non soltanto Marcel Jacobs, ma magari anche Filippo Tortu, un velocista di spicco a livello mondiale. E lui ha reagito con l'orgoglio nella staffetta, ha detto: bene, batto il pugno sul tavolo, faccio capire che ci sono anch'io. E ha reagito. E poi, che dire, le altre medaglie d'oro. È arrivata una medaglia d'oro splendida da parte di Luigi Busà, con una storia bellissima alle spalle, con il bullismo che aveva subito da bambino, e lui che proprio ha fatto karate, si è avvicinato a quest'arte marziale proprio per rispondere, per reagire a quelli che erano, diciamo, i difetti fisici che aveva da bambino, e si è preso delle rivincite straordinarie. Poi è arrivata quella medaglia d'oro bellissima dalla vela sia e dal canottaggio.
È stata poi l'Olimpiade che ci ha incoronato come sport di squadra, appunto, la prova mista della vela, il canottaggio, l'inseguimento a squadre, questo quartetto straordinario che ha battuto la Danimarca in finale grazie a un Filippo Ganna debordante, ma questo quartetto che ha saputo, terzetto che ha saputo esaltare anche il singolo, ossia Filippo Ganna, ma ci vuole un quartetto ben assortito anche per far spiccare poi l'individualità. E questi ragazzi splendidi, compatti, che hanno vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento, il quartetto della 4%, ma penso anche al quartetto della 4% stile libero, della 4% mista, nella 4% mista, dove è arrivato un quarto posto, ma dove siamo andati veramente a un'incollatura dalla medaglia, abbiamo fatto una gara da urlo, veramente straordinaria. In tutto e per tutto è stata l'Olimpiade dove sono emerse soprattutto questi quartetti, queste coppie bellissime che ci hanno regalato delle gioie straordinarie, a dimostrazione che il nostro punto di forza come italiani è il gruppo, il fare gruppo. Fare gruppo insieme è il nostro punto di forza, perché insieme siamo più forti. Perché quando ci compattiamo a riccio, ci mettiamo tutti insieme, siamo quasi scardinabili in qualsiasi sport, in qualsiasi ambito, perché riusciamo proprio ad avere quella compattezza, ad avere un'unione che è straordinaria. E quello è il punto di forza, che è stato il punto di forza di tutta questa estate di rivincita italiana, sin dagli europei di calcio, i Maneskin all'Eurovision e in questa. Questa è la rassegna olimpica. Sono state veramente quelle, è stata quella qualità, quella del gruppo che ci ha permesso di arrivare dove siamo arrivati. Veramente sono state tutte storie splendide, quella che l'Olimpiade ci ha regalato. Sono funzionate tante cose. Abbiamo saputo sopperire a delle delusioni, perché ci sono state le delusioni, appunto. Con il tiro in generale, tiro a volo, tiro a segno, la scherma, la pallavolo, la pallanuoto in generale, gli sport di squadra, eccetto il basket, che non sono andati come sperate. Diverse cose potevano andare meglio, però abbiamo fatto il record di medaglie e andiamo a Parigi con le credenziali di avere dei ragazzi straordinari, di avere dei ragazzi che stanno crescendo, di avere dei ragazzi che stanno venendo fuori, stanno venendo a galla, penso al nuoto, penso stesso all'atletica, penso anche al tiro a segno, mi vengono in mente adesso queste tre discipline, ma sono degli sport in cui stanno crescendo dei movimenti profondi, ben radicati, che a Parigi vedranno già atleti più maturi, ancora più maturi. Storie come quella di Centracchio, del suo Molise, la prima medaglia olimpica del Molise alle Olimpiadi, la storia di Irma Testa, la prima ragazza a prendere una medaglia olimpica nella boxe, le storie del sollevamento pesi, di Zazzi, che sono state veramente straordinarie, perché sono state anche lì medaglie impreviste come quelle di Nespoli, e di Lucilla Boari nel tiro con l'arco, quella di Mauro Nespoli al coronamento di una carriera bellissima, di una carriera piena di soddisfazioni. Una carriera che l'ha visto veramente grande protagonista e è andato a compiere questo argento individuale che è un po' la ciliegina sulla torta, come quella appunto di Lucilla Boari al femminile, che non ci aspettavamo sicuramente. È stata l'Olimpiade degli AD, perché se una luce è brillata nella scherma è quella di Aldo Montano, che ha trascinato i ragazzi alla medaglia d'argento. Nella prova squadre,
e poi ha lasciato a 43 anni alla sua quinta Olimpiade, come la quinta Olimpiade è stata quella di Federica Pellegrini, che è entrata anche a rappresentare gli atleti nel CIO. Veramente sono state tantissime le emozioni. Adesso vi apparirà un po' confuso questo recap, diciamo, queste rimembranze che si hanno di questi giorni, ma sono stati giorni talmente intensi, talmente belli, che veramente ci mancherà stasera, diciamo, la sveglia notturna per seguire le nottate dei Giochi Olimpici, perché non pesava assolutamente seguire lo spettacolo e l'essenza di questi Giochi Olimpici. E chiudiamo magari anche citando Paltrinieri, perché me ne sono dimenticato colpevolmente, ma lo recupero, perché Grigorio Paltrinieri ha fatto qualcosa di straordinario, insegnando a tanti ragazzi che cosa significa lottare per quello che si vuole nonostante la sfortuna, e alle Olimpiadi, come Gianmarco Tamberi, un ragazzo che evidentemente era distrutto per non andare alle Olimpiadi di Tokyo, dove sarebbe stato il favorito numero uno. Che cosa fa? Prende quel gesto e dice: Road to Tokyo, andiamo a Tokyo, andiamo a Tokyo, coltiviamo questo sogno. E a Tokyo ci sarebbe andato soltanto per vincere una medaglia. Ha preso addirittura la medaglia d'oro, peraltro a pari merito, in una storia bellissima di sportività con il catarino Mutasessa Bashim. E a quel punto è stata veramente la gioia più grande, la gioia più grande anche dell'atletica e in generale una delle più belle storie di queste Olimpiadi. E adesso l'appuntamento direi che è per il 4 febbraio 2022, perché ci sono le Olimpiadi invernali, le Olimpiadi della neve, dove anche lì ci abbiamo tante carte da giocarsi e possibilità notevoli anche di prendersi delle medaglie preziosissime. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Domani io vi prometto una sorpresa, dove rivivremo un po' un filmettino delle Olimpiadi e quelle che sono state le emozioni. Quindi domani vi voglio preparare una sorpresa per divertirmi, perché la faccio proprio divertendomi, per rivivere un po' quello che abbiamo vissuto in questo tornado che sono stati questi giorni, dei giorni spettacolari, dei giorni splendidi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Una valanga di piace al video. E a questo punto, arrivederci dalla cena del prossimo video.